siamo a Los Santos, una città dove regna la criminalità organizzata. È in corso una vera e propria guerra all'ultimo sangue contro la polizia federale della metropoli e nonostante combattano alla pari, le carceri si stanno riempiendo e sta per iniziare un periodo davvero duro per i delinquenti, specialmente per quelli del ghetto che sono meno attrezzati. Siamo in un campo di battaglia e bisogna prepararsi per la guerra finale. Se vorranno vincere questo scontro, le bande criminali dovranno unirsi per formare un grosso esercito che possa tenere testa ai militari. Per i nostri protagonisti, la vita a Los Santos sta per cambiare. Una banda criminale è alla ricerca dei migliori per poter creare un team che possa comandare, che possa unire le molteplici crew della città. Il primo sulla lista è Valez, il classico americano pieno di soldi che non bada mai a spese. Passa tutti i fine settimana a spendere migliaia di dollari negli strip club di Los Santos, un amante non solo della passera americana, ma anche dei motori. Possiede un garage pieno di bolidi modificati e li guida frequentemente quando partecipa alle gare clandestine. Fino ad ora ha vissuto la sua vita lavorando onestamente e guadagnandosi soldi col sudore della fronte, ma qualcosa sta per cambiare. Il secondo è Luxury. Un tempo era forse l'uomo più potente e ricco di Los Santos. Possedeva il grattacielo più alto della città, ma come tutti, anche lui aveva un vizio, il gioco d'azzardo. A una mano a poker, bluffando, si è giocato tutto quello che aveva. Ora non ha più nulla in mano e le azioni della sua società perdono sempre più valore. Non ci vuole un genio per capire che manca poco prima che decida di suicidarsi. Ormai non ha più nulla. Il terzo della lista è Pinna, un uomo d'onore da rispettare. Incute timore nelle strade di Los Santos, nessuno osa puntargli il dito contro. Ha lavorato per una nota famiglia mafiosa in Italia, ma nessuno sa il perché se ne sia andato. Si dice avesse avuto dei rapporti con la moglie del boss, di certo è un uomo che non guarda nessuno in faccia. Il quarto è Mediaman, il rimorchiatore di Los Santos. Non si può dire che se le sia portate a letto tutte, ma ci è vicino. Nessuna donna si lamenta delle sue prestazioni, nonostante stia invecchiando e il suo fisico non sia più quello di una volta. È un uomo particolare e misterioso. Non si sa molto di lui, a parte che figlio della fotomodella del lontano est Europa morta di overdose. Non ha di certo avuto un'infanzia semplice da affrontare. Per ultimo c'è il Cina, un cinese, e questo dice tutto. Ha un conto bancario che sembra illimitato. Dopo essere stato il protagonista delle più grandi rapine in banca nel continente asiatico, tutte le forze dell'ordine cinesi con l'aiuto della popolazione cercano un uomo trentenne di media statura. Non si può dire che non sia un maestro nelle rapine, è entrato nella storia rapinando la più grande banca asiatica in soli 4 minuti e pensare che dopo circa 2 giorni si è resa conto del furto. È costretto a fuggire dalla propria nazione in cerca di un posto migliore dove riprendere la sua attività criminale. In arrivo un aereo della Cina. E per i nostri personaggi, i problemi sono appena iniziati.